Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MCA, di Mondo Carriera Allenatore. Io sono sempre Andre e oggi siamo qua con una nuovissima top talenti di una determinata nazionalità. E oggi siamo qua con i russi. Ho deciso di portare i russi, raga, perché ci saranno delle sorprese, fidatevi. Come premessa, ragazzi, scusatemi per qualche pronuncia, ma fidatevi che sono difficili da pronunciare, quindi prendiamoli per buoni. Al massimo li chiamiamo per nome, va bene così? Comunque, finite le premesse, iniziamo subito dal primo. Non ci sono portieri e passiamo subito al terzino destro, Pavel Maslov. Questo, diciamo, è abbastanza facile. Giocatore che può fare il terzino destro, centrocampista centrale e terzino sinistro, 66 di overall per lui di base, che arriva a 79, quindi comunque tantissimi punti crescita per il ventenne. Due mosse abilità, tre piedi debole, 1,84 per 75 kg, forse per questo che può fare un po' tutti i ruoli. Ha un valore di 2 milioni di euro e uno stipendio settimanale di 4.300 euro, veramente accessibile. Le statistiche comunque: ha un 75 di accelerazione, 77 di velocità scatto, ha poca agilità, 55, che forse per un centrocampista è un po' poco, però comunque ha un 63 di forza, un 68 di resistenza, controllo palla 57, elettrodifensiva 54, è sicuramente ottimo. Magari farlo arrivare davanti alla porta con quel 32 di potenza tiro e 32 di tiro dalla distanza, forse quello è un po' da migliorare, però comunque può fare benissimo il terzino. Lui nasce come terzino, ovviamente non come centrocampista, a mio parere. Secondo giocatore di oggi, Igor Divev. Iniziamo già con i nomi difficili, Divev o Diviv, penso Divev, comunque per semplicità lo chiameremo Igor. Due mosse abilità, tre piedi debole, 1,93 per 85 kg, un mostro questo ragazzo di 20 anni, 70 di overall per lui per arrivare a 83, tantissimi punti crescita anche per questo ragazzo che supera l'80, 3.600.000 euro come valore, 6.900 euro come stipendio settimanale, anche lui accessibile. E guardate un po' le statistiche, un omone di 1,93 con 85 di kg di peso e un'accelerazione 62, una velocità scatto di 60, elevazione 71, forza 76, lettura difensiva 73. Ragazzi, questo è veramente un grandissimo giocatore da acquistare e da far crescere, perché ha una prospettiva della Madonna questo Igor. Ricordiamo, è alto 1,93, 42 di agilità, ci sta, però è molto veloce, ha una buona forza, una buona lettura difensiva, ragazzi, e anche un buon passaggio corto per passare la palla e gestirla un po' da dietro. Altro difensore centrale, Vadim Karpov, 18enne, 64 di overall per lui per arrivare a 79. Tutti hanno dei buonissimi punti crescita. Anche lui alto, 1,90, però pesa di meno, 73 kg, quindi infatti sarà un po' più agile, credo. Due mosse abilità, tre piedi debole, un valore di 1.300.000 euro e uno stipendio settimanale di 1.100, veramente pochissimo. Invece non è molto più agile, a 46 mi pare che Divev abbia 45, però anche lui è veloce, 62 di accelerazione, 65 di velocità scatto, una buona elevazione, un po' meno di lettura difensiva, però ha meno potenziale rispetto a Divev, però comunque ha due anni in meno, mi sembra, esatto, quindi tutte e due più o meno possono essere molto competitivi in difesa. Passiamo alla linea mediana e abbiamo Nail Umiarov, credo sia così, mediano o centrocampista centrale, 20 anni anche per lui, 68 di overall di base per arrivare a 84 di potenziale. Vi dico già il giocatore con più potenziale di questa top. Due mosse abilità, tre piedi debole, destro 1,82 per 73 kg, quindi altezza e peso ottimi per la metà campo, ha un valore di 3 milioni di euro e uno stipendio settimanale di 5.900 euro. Le statistiche sono equilibratissime, assolutamente, sia per un mediano che per un centrocampista centrale. Anche la potenza tiro e il tiro dalla distanza sono buoni, la finalizzazione un po' meno, ma chi se ne frega, ha comunque un 67 di dribbling e un 71 di controllo palla, che comunque fanno già capire che questo giocatore, facendolo crescere, ha sicuramente delle doti innate per gestire il pallone, infatti è un mediano o una mezzala. Altro mediano, Stanislav Magkiv, non lo so, due mosse abilità, tre piedi debole, 1,86 per 76 kg, lui può fare anche il difensore centrale come possiamo vedere, in alternativa a Divev e Karpov, 1.700.000 come valore e 3.800 euro stipendio settimanale, anche per lui pochissimo, ragazzi, vedrete che sono super economici, 21 anni, quindi al limite. Magkiv invece 65 di overall di base per arrivare a 80 di potenziale, ragazzi, non male, anche perché Magkiv, 60 di accelerazione, 63 di velocità scatto, una buona elevazione, qualcosina in più in agilità rispetto al difensore centrale che abbiamo visto prima, però una buona intercettazione, una buona lettura difensiva. Beh, direi che comunque più che come difensore centrale lasciamolo lì sulla mediana, che è meglio.
altro mediano, ragazzi, questo è difficile da pronunciare, Konstantin, e va bene, Maradishvili, credo si dica così, comunque per semplicità anche lui Konstantin. Due mosse abilità, tre i piedi debole, CDC o CC, 1,79 per 70 kg, lui è un po' più leggero rispetto agli altri, 1.900.000 di valore, 3.600 euro come stipendio settimanale, tutti per adesso senza clausola rescissoria, 66 di base per arrivare a 79 di overall, buonissimo anche per lui potenziale, 68 di accelerazione, 70 di velocità scatto, 61 agilità, 70 equilibrio, forza pecca un pochino, però assolutamente da far crescere, controllo palla 71, lettura difensiva 63, buona potenza tiro, buon tiro dalla distanza, ragazzi, questo è assolutamente un giocatore completissimo da far crescere e soprattutto da comprare se volete divertirvi a imparare il suo nome e pronunciarlo durante la partita o farlo sentire pronunciare dai telecronisti, perché assolutamente comunque è un giocatore di tutto rispetto, a metà campo da far crescere e anche molto completo. Altro centrocampista centrale di ruolo che può fare però anche l'esterno sinistro, infatti è mancino e gioca a sinistra, tre mosse abilità, due di piede debole, è mancino quindi ci possono stare due piedi debole, 1,75 per 74 kg, è bassettino e leggero, ha un valore di 7 milioni e 13.500 euro come stipendio settimanale, fino adesso il più caro tra quelli che abbiamo visto, parte con un 73 di overall di base per arrivare a 83, quindi ragazzi lui è assolutamente un buonissimo giocatore con 10 punti crescita molto interessanti e adesso andremo a scoprire un po' le sue caratteristiche. Andiamo a vedere un po' le statistiche di Oblyakov e infatti 72 di accelerazione, 75 di velocità scatto, 77 di agilità, 80 di equilibrio, beh probabilmente non tanto come esterno, anche se facendolo crescere probabilmente può diventare anche un po' più veloce, ma guardate che statistiche, 72 di potenza tiro, 73 tiro dalla distanza, 77 dribbling, secondo me qui la EA ha sbagliato a scrivere esterno sinistro, ma forse era meglio scrivere CC barra COC, perché secondo me sto ragazzo come COC è veramente un fenomeno. Nahir Tiknizian dovrebbe essere così, esterno sinistro o terzino sinistro, 21enne, russo, dal 64 di overall di base per arrivare a 77 di potenziale, è il più basso tra quelli che vedremo, ma 77 non è assolutamente basso partendo da 64, ha un valore di 1.400.000 e un stipendio settimanale di 3.200, non male assolutamente, una buona accelerazione e una buona velocità scatto, c'è scritto terzino sinistro ma vediamo livello intensità attacco alta, livello intensità difesa media, quindi ho paura che possa lasciare qualche buco di troppo, anche se comunque ha un 51 di lettura difensiva che può aiutarlo un pochino in difesa, però secondo me è meglio farlo giocare come esterno, anche se non è proprio velocissimo, però di base 74 e 73 sono assolutamente buoni. Mikhail Ignatov, COC dello Spartak Mosca, 64 di overall di base per lui per arrivare a 81, anche per lui buonissima crescita, 3 mosse abilità, 3 piedi debole, alto 1,87 per 79 kg, quindi un trequartista che fa la differenza a livello di altezza, 1.500.000 euro come valore, 3.900 come stipendio settimanale, chiede pochissimo questo ragazzo e le caratteristiche sono assolutamente buone, per essere alto 1,87 avere 65 di accelerazione, 68 di velocità scatto è assolutamente buono, forse per un trequartista avere soltanto 47 di agilità potrebbe essere un po' un problema, però a visione 63, passaggio corto 74, passaggio lungo 69, tutte le potenza tiro sono tutte abbastanza buone, quindi secondo me è un giocatore non tanto di agilità ma è il classico trequartista che da fermo fa magie. Ultimo giocatore di oggi, Maxim Glushenkov, attaccante destro o ala destra dello Spartak Mosca, 67 di overall di base per lui per arrivare a 82, quindi buonissima crescita e ottimo potenziale per questo ragazzo, mancino che gioca a destra, quindi già abbiamo capito un po' quali sono le sue caratteristiche, infatti come caratteristica principale c'ha il tiro da fuori, mi sembra sia quello, 2.500.000 euro come valore, 6.400 stipendio settimanale, chiede un po' di soldi a settimana però il valore è veramente basso e le statistiche sono anche per lui molto buone, 73 di accelerazione, 77 di velocità scatto, ma andiamo a vedere, potenza tiro 67, dribbling 73, controllo palla 71, effetto 57, questo ragazzo magari non è tanto veloce ma è rapidissimo, è bassettino relativamente, 1,79, quindi secondo me molto agile, infatti ha 68 di agilità per fare le sue serpentine e andare a calciare col suo mancino verso la porta, giocando da destra e rientrando verso sinistra. Comunque ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questo episodio, di questa top, commentate come sempre di quale altra nazione vorreste vedere la top,
arriveranno tutte quelle che state scrivendo, ragazzi. Fidatevi, abbiate un po' di pazienza che tutte arriveranno. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, se vi è stato utile. Iscrivetevi al canale, seguiteci anche su Instagram, raga, che siamo veramente vicinissimi ai 30.000 follower. Attivate la campanella e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi.